Niente, questi cani che abbaiano proprio quando devo registrare il video, fanno sempre molto piacere. Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Nuovo video. Questa volta torniamo dopo tanto tanto tempo a parlare di libri. Ebbene sì, avevo accantonato decisamente da un bel po' di tempo la lettura, però durante la quarantena sono riuscita a finire un libro che io ho trovato molto 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 interessante e di cui appunto vi voglio parlare in questo video. Di che libro si tratta? Questa volta vi stupisco perché non è un vero e proprio libro di lettura. Cioè, dovete essere concentrati quando leggete questo libro, perché non è né un romanzo, né un giallo, né nulla di che, non è la classica lettura che potete fare sul lettino quando prendete il sole. Dovete essere concentrati perché io, diciamo, lo chiamo un libro culturale. La scienza delle verdure di Dario Bressanini. Già. Allora, come mai ho scelto questo libro? Perché? Allora, era da un po' che stavo cercando delle informazioni sulle verdure, in particolare sulla conservazione delle verdure, in realtà anche della frutta, però vabbè, quello è un altro discorso. È caduto a pennello questo libro, che voi direte, ok Sara, vai su internet e c'è il mondo di informazioni. Sì, è vero, però è anche vero che su internet si trovano un sacco di informazioni, magari diverse, cioè vai su un sito, ti dicono una cosa, vai sull'altro, te ne dicono un'altra. Quindi volevo cercare qualcosa di, non so, un po' più stabile, che l'informazione è quella ed è quella. Io è da un po' che stavo seguendo Dario Bressanini, perché lui è un divulgatore scientifico e ha un canale su YouTube. E mi sono imbattuta in lui ancora un bel po' di tempo fa, a dire la verità per caso, perché io in realtà ho anche un altro suo libro, che è La scienza della pasticceria, che anche lì l'avevo letto, avevo iniziato a leggerlo, poi mi sono persa nel corso della vita e quindi non ho più finito di leggerlo, ma dovrò riprenderlo in mano, perché per esempio lì tratta molto bene il discorso delle farine, però quello è un altro libro. E quindi per caso io avevo già appunto un suo libro, poi mi ero imbattuta su di lui sul suo canale, che è interessante perché anche qui dà veramente un sacco di informazioni, comunque basate sempre su studi scientifici, quindi in teoria sono quelli, cioè non è che se li inventa lui queste informazioni, cioè, e poi comunque mi piace anche come persona, come spiega, e ovviamente non ve lo sto qui a dire, ha anche una pagina Instagram, e appunto seguendolo avevo visto che avrebbe pubblicato questo libro, quindi io stavo cercando le informazioni, lui esce fuori con questo libro sulla verdura, ho detto vabbè, compriamolo, andiamo a prenderlo quando esce, e quindi eccolo, l'ho preso. Che cosa vi posso dire di questo libro? Entriamo più nel dettaglio, che è quello che vi interessa a voi. Allora, la cosa interessante di questo libro è che spiega come conservare le verdure sia in frigorifero sia nel freezer. Quindi proprio dà proprio una specifica delle verdure che reggono meglio la temperatura del frigorifero e quali invece è meglio che vengano conservate, diciamo, a temperatura ambiente. Dà anche delle informazioni sul forno microonde, che spesso non viene, cioè viene utilizzato, infatti io per primis tendenzialmente lo uso per scaldare il caffè latte la mattina, però comunque il forno microonde ha anche altre proprietà, comunque, oltre che scaldare, può anche cuocere e quindi dà anche delle informazioni su
su come utilizzare appunto questi due, questi tre elettrodomestici. E poi tutto suddiviso in verdure, quindi c'è proprio il capitoletto delle varie verdure. Ovviamente parliamo di verdure quelle più basiche, cioè nel senso parliamo di cipolla, porri, pomodori, insomma le verdure quelle più utilizzate nella cucina. Per ogni verdura, poi sì, diciamo il capitoletto viene suddiviso nuovamente. È bello perché dà delle informazioni sia a livello storico, proprio quindi dell'origine della verdura in sé, poi dà anche altre informazioni a livello chimico, quindi quella è la parte che effettivamente mi è piaciuta un po' di meno, nel senso che l'ho trovata un po' più pesantina, perché insomma la chimica secondo me o piace o non piace, quindi più che altro tutti anche vari nomi delle varie sostanze che ci sono all'interno delle varie verdure, sì, ok, faccio un po' fatica a ricordarle effettivamente, quindi quella è stata la parte per me un po' più difficile, nel senso che dovevo proprio essere concentrata, perché se ero anche solo un attimo più distratta era, cioè la lettura era praticamente inutile. E poi invece dà anche delle informazioni proprio a livello di come utilizzare questa verdura in cucina, quindi oltre alla conservazione, di come conservare al meglio i vari tipi di verdure, dà magari anche dei consigli per come tagliarle, quindi nel modo più corretto. E la cosa per me strabella è che in fondo al capitolo della verdura in sé, dà anche una ricetta, c'è proprio, viene, è bello perché c'è proprio la descrizione della ricetta con tutte le foto, è molto carino, molto, molto interessante. In più, con alcune verdure, fa addirittura degli esperimenti, quindi anche questa cosa è molto, molto carina, perché appunto se vi piace comunque la chimica, o se magari comunque avete dei bambini e volete provare a fare degli esperimenti insieme a loro, penso che sia una cosa molto molto carina. Perché anche qui appunto viene descritto tutto il procedimento, ci sono le varie foto di riferimento e quindi è molto molto interessante. Comunque andiamo a vedere più nel dettaglio appunto il libro e tutto quello che vi ho detto fino ad ora. Allora, quindi iniziando a sfogliare un po' il libro, come vedete qui ci sono le varie categorie delle verdure che vengono trattate. C'è una prima parte che appunto riguarda il frigorifero e il freezer e la temperatura ideale a cui tenere appunto questi elettrodomestici per poter conservare al meglio le verdure. Viene poi mostrata anche questa tabella che secondo me è molto interessante, che appunto sono le temperature minime che reggono i vari vegetali per la loro conservazione e appunto i danni da eccessiva refrigerazione. Quindi per me questa tabella è veramente molto molto interessante. Inizia poi appunto con le prime verdure che sono la cipolla e il porro. Come vi dicevo, c'è una parte iniziale di origine e storia proprio della verdura in sé. Poi c'è appunto una parte chimica dove appunto vengono spiegate tutte le varie sostanze che ci sono all'interno di questa verdura. C'è poi solitamente una parte dedicata alla cucina. Quindi cosa acquistare, anche qui c'è sempre una parte dell'angolo chimico, come conservare, poi vi dà anche delle curiosità, la posso congelare, quindi come vedete è molto molto pieno di informazioni. E qui per esempio, come anche altra curiosità, fa vedere come tagliare la cipolla nel migliore dei modi. Qui siamo passati al porro, però come vedete dà anche indicazioni sulla cottura in microonde. E
poi, fantastica, perché come vi dicevo, che come viene chiamata non ricetta, però appunto in fondo al capitolo di ogni verdura c'è proprio una ricetta con tutto il procedimento e c'è anche la foto finale. A volte ci sono proprio le foto dei vari passaggi e poi trovate anche la foto del risultato finale. Qui appunto c'è anche una parte dedicata all'esperimento. Ecco, qua magari appunto si vede meglio cosa non cuocere. Qua per esempio fa un esperimento con il pain carré, che quindi vi fa vedere tutte le varie prove, ecco. Questo è tutto, io spero che abbiate trovato questo video interessante. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se anche voi avete questo libro di Dario Bressanini o se ne avete degli altri. Ricordatevi di mettere un like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al mio canale per non perdere tutti gli altri video. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima. Intanto vi auguro una buona domenica e una buona settimana. Ciao a tutti!